Buongiorno amici, ben ritrovati in questa giornata che inizia con noi in pole position. Grazie per la vostra presenza quotidiana mattutina. Oggi vi raccontiamo la storia di un'azienda che ha sede in provincia di Pavia, Vigevano più precisamente, e si chiama per l'esattezza SPS Tecnologia Meccanica. È con noi la presidente Maria Vittoria Pistoia, buongiorno. Buongiorno, grazie per l'invito. Grazie per essere con noi. Voi vi occupate di produzione di macchine per l'applicazione di minuterie. Sì. Cosa significa? Noi produciamo macchine per applicare occhielli, rivetti, borchie, strass. Possono essere questi di materiale metallico, plastico, zama, ottone o cristallo anche, applichiamo anche cristalli. Abbiamo una gamma che parte dal semplice torchietto manuale che si trova normalmente sul banco degli artigiani, sino alla macchina computerizzata, programma ad alto livello, come con alimentazioni semplici o doppia alimentazione. E abbiamo diverse soluzioni per i vari tipi ed esigenze di produzione, di azienda, certo. in base a, insomma, che ognuno ha le sue esigenze. Ecco. Signora Pistoia, quando parlate di Made in Italy, che cosa si intende? Si intende che noi facciamo, tutta la nostra produzione è fatta in, io oso dire a volte made in Lombardia, nel senso che noi, anche i nostri fornitori, usufruiamo tutto della rete attorno a noi, tranne qualcosa che per forza non è rilevabile. Però facciamo tutto in Italia, non importiamo niente e utilizziamo tutta la manodopera della nostra zona. Così anche come dipendenti e tutta gente della nostra zona. Quindi date lavoro a chi abita sul territorio, a chi vive. Ovvio che sì. Va bene, quindi sarete anche molto amati a Vigevano. Questo non lo so, dobbiamo dirlo agli altri, va non bene. Io. Pistoia, cerchiamo di capire, di spiegare ai nostri amici a casa concretamente quali sono i prodotti che troviamo nella vita quotidiana che possono avere dietro la vostra firma. Per esempio anche le scarpe che indossa lei, cioè perché noi mettiamo occhielli per esempio in tutta la tipologia di scarpe. Tra i nostri clienti abbiamo dall'artigiano, appunto come dicevo, alle grandi firme, perché facciamo macchine anche dedicate a firme di grido mondiale, nella moda, nel tecnico, nell'alimentare eccetera, quindi occhielli, rivetti, ovunque. Chi non è nel settore forse non lo percepisce subito, però se lei pensa in qualsiasi cosa che lei usa giornalmente, c'è o un rivetto o un occhiello, a partire dal portafoglio, alla scarpa, alla lampadina che accende in casa, comunque è ancorata con un occhiello, al sigillo che può trovare sul pacco della pasta o dei biscotti. Però non abbiamo solo occhielli, abbiamo anche borchie ornamentali, certo. Dalla serie dei metallari, eccetera, quindi le cinture, certo. Tutto. Ovunque c'è qualche cosa di. Può anche essere plastica, per esempio. Plastica. Lavoriamo anche tanto con il militare o anche l'antinfortunistica. Insomma, c'è dove c'è metal detector, per esempio, ci vogliono articoli di plastica, per cui mettiamo questi articoli in plastica. C'è da sbizzarrirsi, non vi annoiate, sì. In questo. Il vostro know-how è un po' la vostra forza, si può dire. Sì. Sì, il nostro know-how, noi, l'SPS nasce nel 1967 da un'esperienza di tre soci fondatori, uno di questi era mio padre, l'altro era papà della mia socia, la signora Scevola Ruscellotti, che lei segue la contabilità, e quindi in questo bilanciamento nel 2008 i soci fondatori decidono di lasciare per motivi di anzianità, non per altri motivi. E così io, siccome facevo ormai parte di questa azienda da anni ed era un po' il mio sogno nel cassetto, decido di rilevarla e con la signora Roberta e niente, cominciamo questa nuova attività nel 2008 a Vigevano. Tanto impegno, tanto tempo dedicato. Tanto saper fare soprattutto. Come? Tanto saper fare. Sì, tanto saper fare, e perché io parto sempre dal presupposto che non basta essere figli di imprenditori per raggiungere determinati livelli. Per raggiungerli bisogna conoscerli, bisogna avere la padronanza di ciò che si fa. Per questo io subito all'inizio, quando ho cominciato in azienda, trascorrevo tantissimo tempo nel reparto produzione ed è una cosa che faccio ancora adesso perché a me piace. Cioè, a me piace stare con la mia gente, con i miei collaboratori, e vivere, anche perché io devo molto l'azienda. A loro. Vivere l'azienda.
Sì. Questo è importante. Va bene. SPS Tecnologia Meccanica, grazie a Maria Vittoria Pistoia, presidente, per essere stata grazie con a voi. Noi questa mattina. Grazie. E noi torniamo domani mattina, sempre alle 7, sul 282 del digitale terrestre. E naturalmente possiamo, se volete, ricominciare una nuova giornata in pole position.